cosa rappresenta per me la Sampdoria? Rappresenta sicuramente il culmine di un percorso che è iniziato 8 anni fa dalla Serie D, passando 3 stagioni nella categoria dilettantistica, poi sono approdato nei professionisti alla Giana, altri 3 anni, poi 2 anni in Serie B con la Spezia, per cui la Samp per me è un sogno. Arrivare qua è veramente bellissimo e farò di tutto per ripagare la fiducia che mi è stata posta comprandomi dallo Spezia. La Sampdoria non aveva mai registrato interesse durante l'anno, nei miei confronti almeno, per quel che ne so io. Solamente verso fine maggio il mio procuratore mi ha chiamato dicendomi che aveva incontrato il direttore Carlo Osti e che forse c'era possibilità di venire qua. Per me è stato veramente un momento bellissimo e per questo ovviamente ringrazio la Sampdoria e in particolare il presidente Massimo Ferrero per avermi dato questa opportunità di confrontarmi con la massima categoria. Sono un terzino sinistro, posso giocare anche una difesa magari 5, un po' più alto. Le mie caratteristiche sono quelle di un terzino di spinta, mi piace arrivare spesso sul fondo, appoggiarmi ai compagni e crossare molto spesso. Da piccolino il mio idolo era Roberto Carlos, però era veramente piccolo quando giocava lui. Poi piano piano ci sono stati altri, quando Maldini faceva il terzino sinistro per me era il top. Adesso nell'ultimo periodo, seguendo un pochettino di più il campionato italiano rispetto a quelli esteri, posso dire Alessandro, mi è piaciuto tanto la Juventus, soprattutto quando era arrivato. I primi giorni di lavoro procedono spediti, bene, e c'è sempre volontà di scendere in campo e dimostrare comunque in quel poco tempo che si riesce a cercare di fare il meglio possibile, per cui piano piano ci si integrerà anche con i compagni e si formerà, penso, un bel gruppo. Sicuramente Eusebio Di Francesco, il mister, chiede molta intensità, molta applicazione e serietà durante l'allenamento, cosa fondamentale probabilmente in questa categoria, e ho visto già le differenze di ritmo e anche di qualità rispetto a quello che era in Serie B l'anno scorso. Chiede molto la profondità, attacco alla profondità degli attaccanti esterni, è un calcio molto veloce il suo. I propositi per quest'anno sono sicuramente il prima possibile di riuscire a ricambiare la fiducia che mi è stata posta da tutti qua alla Samp e cercare di impegnarmi al massimo per mettere a disposizione le mie qualità, e per questo saluto tutti i tifosi della Sampdoria e gli auguro di seguirci numerosi in una bella stagione.